che dalle siende abbiamo cercato anche di andare a tagliare i costi e gli sprechi della politica, abbiamo fatto delle proposte che puntualmente vengono bocciate, siamo andati a richiedere che per esempio i vari consigli di, come dire, dei vari istituti, dei vari comitati, quelli che sono sia garanti o meno delle varie situazioni, dove noi li chiamiamo anche in alcune situazioni dei veri e propri poltronifici, abbiamo chiesto anche quelli che siano dei riconoscimenti, dell'indennità a presenza, a gettone, non un fisso annuale che magari si riuniscono 4-5 volte all'anno e prendono migliaia di euro. Puntualmente vengono bocciati. E questo sta a dire, a dimostrare alla lunga cosa intendono fare ancora questi signori, e pertanto già il fatto che siamo dentro, come siamo già anche in altri comuni, parlavo prima delle ultime elezioni, quindi Civitella abbiamo dei nostri consiglieri, Santiforca abbiamo altri consiglieri, a Grosseto ne abbiamo radio, oltre il modo quintuplicati addirittura rispetto alla presenza, non si avevano più consiglieri, ha avuto una percentuale. Ah, esatto, da zero addirittura abbiamo fatto il 25%, sì, ora ad elencare tutti volevamo anche, il video non è che può andare a lungo, insomma, e questo vuol dire che stiamo andando a mettere le persone dentro le istituzioni, o meglio, i cittadini dentro le istituzioni, e stiamo dando l'esempio, e sicuramente un esempio che ci auguriamo, ma lo stanno già seguendo molto.